Cari amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina Rosso Rimmon. Oggi facciamo un piatto molto particolare che io ho assaggiato in Israele, un ristorante georgiano. È un pane condito che in realtà è un piatto unico e ha un nome tutto particolare, per cui la mia regista sta ridendo, che si chiama Acciaruli Cacciapuri. E ora vi do gli ingredienti per due persone. 120 g di farina, 8 g di lievito di birra, un quarto di lievito, 50 g di yogurt greco, un pizzico di sale e acqua quanto basta, 40 g di ricotta, 40 g di feta, 2 uova intere, sale, olio, zatar e timo. Bene, ora si comincia a lavorare, si comincia a far sul serio e io mi metto il mio grembiule Rosso Rimmon. Allora, io oggi lavoro in una cosa molto speciale, in questa piccola ciotola che mi hanno regalato i miei amici Anna, Carlo e Antonio, che ringrazio tantissimo, con il logo Rosso Rimmon. Oggi la rinnovo per voi. Bene, nella mia ciotola metto tutta la farina, il lievito, lo yogurt, il sale. Piano piano l'acqua. La pasta è pronta, elastica, vedete, ritorna su, così deve essere. Adesso la mettiamo a lievitare per almeno un'ora e mezzo, deve quasi raddoppiare il volume. Allora, in questa bowl mettiamo la feta, la ricotta, zatar, lo zatar abbondante perché è quello che dà il sapore alla ricetta. Zatar, sarà due cucchiaini. Timo. La feta è un po' più dura, si schiaccia insieme alla ricotta. Un filino di olio, il sale no perché c'è la feta che è salata. Allora, questo impasto vi sembra poco, ma non è questo il re del ripieno. Ce ne sarà un altro che però metteremo dopo. La pasta è raddoppiata. La sgonfiamo e poi la dividiamo in due. E con un mattarello la rendiamo tonda. Per fare diventare un impasto tondo, quando la stendete date sempre un quarto di giro. Adesso prendiamo metà dell'impasto e gli diamo una forma un po' allungata, perché questo pane ha una forma lunga, quasi a barchetta, via diciamo. E poi guardate come si fa a chiuderla. Eccolo qua, questo è il primo. Qui dentro poi ci andrà messo l'uovo. Spennellano con un pochino di olio per dargli lucidità. C'è chi ci mette l'uovo, io no, perché sembra di uova, poi dopo ce ne siano abbastanza. Adesso li mettiamo in forno a 180 gradi per un quarto d'ora. Ecco, allora io faccio una specie di, diciamo così, di incavo per ospitare l'uovo che avrebbe dovuto essere intero ma mi si è rotto. Allora, nella ricetta originale c'è anche la chiara dell'uovo, io non la metto perché a casa mia non piace. E adesso vanno in forno 2-3 minuti, non di più, il tempo proprio di fare leggermente rapprendere l'uovo. Bene, la ciaruli è pronto e
Io l'ho tenuto un minuto di più, ma in realtà l'uovo dovrebbe essere quasi liquido. Io vi saluto, vi ringrazio, come sempre e soprattutto Rosso Limone vi augura bel teatro.